E la musica non si ferma in questi giorni così particolari. Domani alle 18 il concerto di Natale del compositore seicentesco Arcangelo Corelli, in diretta online dal Pantheon, dove il musicista è sepolto. Donatella Anzovini. Si dice che con la morte di Arcangelo Corelli muore la grande stagione della musica a Roma. E come dare torto a questa affermazione se il cardinale Pietro Ottoboni decise di farlo seppellire nel 1713 all'interno del Pantheon, niente di meno che accanto a Raffaello come immenso tributo del protettore mecenate dei musicisti al grande violinista e compositore barocco. E proprio nel luogo dove riposano le sue spoglie per la prima volta in tempi moderni vengono eccezionalmente riproposti due suoi concerti. Ad eseguirli l'orchestra del Roma Festival Barocco, ensemble formato da prestigiosi musicisti italiani con strumenti originali diretti da Paolo Perrone. I due concerti grossi potranno essere seguiti in diretta streaming domani alle 18 sulla pagina Facebook della Direzione Statale Musei di Roma, compreso l'ottavo in sol minore conosciuto dal grande pubblico per essere fatto per la notte di Natale. L'iniziativa è la prima tappa di Mirabilia of Music, 9 concerti per comunicare i musei attraverso un intreccio tra arte e musica anche in questo periodo di emergenza sanitaria. La cultura che unisce in questo caso la musica e l'arte è l'unico mezzo oggi che riteniamo adatto ad augurare a tutti un buon Natale, aprendo, sebbene da remoto, i nostri siti culturali. Tra gli altri appuntamenti previsti, sempre via web, concerti a Castel Sant'Angelo, al Museo Nazionale degli Strumenti Musicali e alla Galleria Spada.